l'eccellenza del ministero di intercessione, che è il ministero di Cristo, perché l'unico vero intercessore è Cristo Signore. E lui, infatti, il mediatore della nuova alleanza, congiunto a Dio per la natura divina, congiunto all'uomo per la natura umana, e nelle condizioni ideali di mediare, di intercedere de condigno, cioè come persona degna. Tutti gli altri intercessori invece sono, eccetto una, la vedremo, sono sempre intercessori subordinati, perché l'intercessione avviene tra Dio, essere infinito, e il popolo o l'uomo singolo, persona finita. E l'intercessore, anche che sia congiunto con Dio, è sempre una persona umana. Però ogni intercessione prende da Cristo forza e viene ad esercitare il suo ministero come ministero di Cristo, sul modello di Cristo. Ecco perché diciamo che è il ministero tipico di Cristo. Abbiamo detto quali sono le qualità dell'intercessore, la figura dell'intercessore, in genere e in particolare. In genere diciamo così, che l'intercessore è colui che si pone di mezzo, intercedere e nel mezzo, tra due persone, e si mette in mezzo perché si concluda l'affare tra le due persone. E siccome qui si tratta di Dio, l'affare è il perdono da parte di Dio, un beneficio da parte di Dio. L'intercessore deve essere a conoscenza delle esigenze dell'una e dell'altra parte, per cui deve essere un conoscitore di Dio e un conoscitore dell'uomo, e deve essere congiunto con l'amore, deve essere così in buoni rapporti con Dio, in buoni rapporti con colui per il quale intercede. Ma c'è un particolare di questo, che l'intercessore, partecipando un poco dell'intercessione di Cristo, deve essere un certo Goel. Cos'è il Goel? Il Goel nelle scritture è il mallevadore, colui che dà la garanzia, colui che paga di persona, colui che si offre perché l'affare sia concluso. Per cui l'intercessione, questo è importante per noi, non è una semplice preghiera, è un ministero a rischio, nel senso che se vuole avere la sua efficacia, l'intercessore deve pagare di persona, deve offrire se stesso, deve offrire qualche sacrificio, perché colui che deve dare il beneficio con maggiore così larghezza possa dare questo beneficio. Sono queste le qualità che noi richiediamo in un intercessore, in particolare nel nostro caso l'intercessione, come vi dicevo, avviene tra noi e Dio, Dio essere infinito, l'uomo essere finito, per cui abbiamo tre punti importanti, che l'intercessore sia un uomo che conosca Dio. Uno, significa Dio, conosca le esigenze di Dio, i diritti di Dio, la giustizia di Dio, la santità di Dio, ma anche la misericordia di Dio, in modo che possa sapere dove agganciare la sua parte di intercessore,
facendo valere da una parte la giustizia di Dio, la bontà di Dio, la santità di Dio, ma dall'altra parte facendo leva sulla misericordia infinita di Dio. Dunque è un conoscitore di Dio, ma è anche un conoscitore dell'uomo, è un amatore di Dio ed è un amatore dell'uomo, per cui la caratteristica propria dell'intercessore è un uomo che sappia pregare Dio, è un uomo che sappia sentire il bisogno del fratello attraverso l'empatia, questa parola, empatia, entrare dentro e sentire, portare il peso del fratello, assorbire l'affanno del fratello, condividere il dolore del fratello, patire con il fratello, empatire. E poi, come vi ho detto, l'intercessore deve fare il suo ministero con una buona dose di sacrificio, e un ministero sacrificale, perché Cristo, attraverso il sacrificio, ha impetrato la salvezza per noi, ed è attraverso il sacrificio ripetuto dalla Santa Messa che impetra per noi tutte le grazie. E allora ogni intercessione ha una nota sacrificale. L'intercessore è un uomo che è in sacrificio al Signore, un uomo che offre se stesso in sacrificio odoroso a Dio. Questo è quello che abbiamo detto nel primo punto, lo riepilogo, nel primo punto la volta scorsa. Il secondo punto era questo: a grosse linee noi abbiamo visto i grandi intercessori del vecchio patto, della vecchia alleanza. Abramo, ricordate, Genesi 18, 16, 33, Mosè, il più grande di tutti gli intercessori del Vecchio Testamento, figura di Cristo. Avete qui i riferimenti, tutte le intercessioni di Mosè. Un grande intercessore è Elia. Elia che chiude i cieli ed apre i cieli, un uomo potentissimo. Chi di noi può chiudere il cielo per 3 anni e può aprire il cielo dopo 3 anni? Elia ci riuscì, era un fortissimo intercessore, che ce lo ricorda anche San Giacomo, parlando della forza della nostra preghiera, quando ci dice: Elia era come uno di voi, eppure riuscì a chiudere i cieli e ad aprire i cieli. Così anche noi possiamo fare quando preghiamo con fede. E allora quali sono le caratteristiche che emergono da uno studio accurato degli intercessori del Vecchio Testamento? Una grande fede in Yahweh, la speranza forte di essere esauditi, una carità eccellente verso il popolo o verso le persone per le quali si impetra la grazia, e poi questo atteggiamento sacrificale che troviamo altissimo in Mosè, il quale è disposto ad essere cancellato dal libro della vita pur di salvare il suo popolo. Il terzo punto che abbiamo sviluppato è l'intercessore del Nuovo Testamento, la figura di Cristo. E confrontare i testi, soprattutto gli Ebrei e anche Giovanni, prima lettera di Giovanni,
Poi l'altro grande intercessore, un intercessore divino, è lo Spirito Santo, che con gemiti inenarrabili impetra dal Padre, lui che conosce i disegni del Padre e i bisogni dell'uomo, sa impetrare le grazie necessarie per il nostro cammino. E poi c'è una figura umana nel Nuovo Testamento, colei che impetra le grazie, Figlio, cioè dal Figlio, che è Cristo, in collaborazione con lo Spirito, è la Madonna, la grande mediatrice tra Dio e gli uomini. Sono le tre figure di intercessori del Nuovo Testamento, e cioè Cristo, lo Spirito Santo, Maria. Però tutti in Cristo possiamo essere intercessori. Ecco perché abbiamo il ministero di intercessione, perché noi in Cristo e nel nome di Cristo, come Gesù Cristo stesso ci ha detto nel Vangelo, possiamo intercedere per i nostri fratelli. Ecco allora il quarto punto, il ministero nostro. È un ministero di grande carità, di grande amore. È un ministero che viene esercitato in equipe, perché è ministero ecclesiale. Lo diceva Gesù: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Dunque è la presenza di Cristo assicurata quando ci sono due o tre, quando c'è un gruppo, quando è uno solo a esercitare questo ministero. Quello non è il ministero ecclesiale, non si è sicuri che ci sia Cristo a intercedere. È un ministero che va fatto nello Spirito Santo, per cui debbono esercitare questo ministero coloro che lo Spirito Santo sigilla con il suo carisma. L'intercessore è un sigillato, è uno indicato dallo Spirito. E poi è un ministero di preghiera, si intercede con la preghiera, che è una preghiera di lode, una preghiera di impetrazione, fatta soprattutto nello Spirito, mediante lo Spirito Santo, come si esprime Giuda nella tua lettera. Questo noi abbiamo detto l'ultima volta. Ho riepilogato così la lezione dell'ultima volta, cioè l'insegnamento. C'è ancora qui un'altra copia e vediamo. Così la do. Adesso andiamo al secondo insegnamento, breve, perché poi dalla prossima volta cominceremo a fare le tre distinzioni, cioè ministero di liberazione, ministero di guarigione, ministero di consolazione. Quest'anno lo dedicheremo al ministero di liberazione, però accennando anche alle preghiere di guarigione e alle preghiere di consolazione, ma il corso è specifico per la liberazione con 12 lezioni, vediamo quando finiremo. Adesso completiamo quanto abbiamo detto nel primo insegnamento con due punti. Primo punto, come si fa a scegliere gli intercessori? E qui una questione pratica. Come si costituisce in un gruppo il ministero di intercessione? Io qui ho scritto tre livelli, cioè come scegliere gli intercessori. Primo livello,
e il discernimento personale. Nessuno prenda questo ministero se non si sente chiamato di Dio. Chi non si sente chiamato da Dio non può immettersi in questo ministero. E allora quali sono i segni della chiamata di Dio? Ecco, ognuno in un giorno di preghiera si mette davanti a Dio e deve esaminare se stesso. Esaminare innanzitutto se la sua vita cristiana è ben solida, se poggia su fondamenti di fede, di speranza e di carità. Questo è importante. Una vita cristiana solida. Non possiamo fare gli intercessori se non siamo con una vita, con una struttura cristiana ben solida, radicata nella fede vissuta, nella speranza sentita, nella carità tutta prova. E poi bisogna sentire una grande forza di carità, ossia la compunzione del cuore, cioè sentire compassione, la compassione per i sofferenti. Chi non è capace di compassione, chi ha il cuore duro, non può esercitare questo ministero. Gesù diceva: io ho compassione di questa folla. Spesso nelle scritture neotestamentari, nei Vangeli, leggiamo che Cristo aveva compassione quando vide a Naim quella vedova. Si fermò, il suo cuore fremette di compassione per quella povera donna che accompagnava il figlio morto quindicenne al sepolcro ed era senza marito. Di fronte al dolore di Marta e Maria, proprio condotto di fronte al sepolcro di Lazzaro, Gesù dà in un dirotto pianto, si commuove. Di fronte alla folla che ha fame, si commuove. Di fronte alle pecorelle senza pastore, che non hanno dove andare, si commuove. Nella parabola del buon samaritano, mentre il sacerdote era cuore duro, il levita cuore più duro, perché avevano gli interessi del tempio, invece il samaritano si commuove, ha compassione, si ferma, scende da cavallo, entra in comunione con quel poveraccio che è per terra. Per cui ognuno deve esaminare se ha nel cuore la compassione, dunque solidità di vita cristiana, compassione per i bisogni del prossimo e buona preghiera, perché è un uomo di preghiera, buona preghiera, cioè saper trattare con Dio, un uomo che sa pregare, che passa molto tempo in preghiera, un uomo cioè dedito alla preghiera, in buoni rapporti personali, quotidiani con Dio. Sono le tre note che ognuno di noi deve esaminare. Se io trovo in me queste tre note, una solidità di vita cristiana, una compunzione, compassione di fronte ai bisogni dell'altro,
una fervente preghiera, una vita di preghiera, una facilità di pregare il Signore, allora abbiamo, con il desiderio di servire gli altri, così un primo discernimento personale. Mi sento di appartenere a questo ministero. Questo si chiama primo livello, primo livello. Secondo livello, chiunque può dire io me la sento e ci vado, adagio, nessuno è giudice in causa propria. E allora abbiamo il primo discernimento che avviene nel gruppo orante, se già c'è un ministero o in un gruppo di discernimento, cioè colui che un gruppo basta di tre, un gruppo di tre, oppure il gruppo dirigente del ministero. E allora io mi presento e dico: voglio appartenere a questo ministero. E allora ecco il gruppo di discernimento che fa l'esame della persona per vedere se ci sono le qualità in questa persona. Le tre qualità di cui ho parlato, e poi la disponibilità, ecco, disponibilità a lavorare in equipe, perché ci possono essere persone che vogliono aiutare il prossimo, però non sono disposte a lavorare in equipe e in soggezione vicendevole. Siate sottomessi gli uni agli altri. Se non si notano, oltre quelle qualità, questa mutua sottomissione e questa disposizione a lavorare in equipe, noi non abbiamo gli elementi necessari, minimi. Poi si dovrebbe esaminare se ci sono carismi specifici, perché lo Spirito Santo, quando chiama uno a un ministero, lo sigilla. Per cui se noi notiamo in questa persona un carisma di misericordia accentuato, un carisma di intercessione, quando prega lui si aprono le porte, per esperienza, non proprio ma degli altri, quando questa persona ha un carisma di conoscenza, un carisma di penetrazione dei cuori, un carisma di cardiognosi, sono tutti carismi che denotano una vocazione della persona da parte dello Spirito a questo ministero. Ecco allora il secondo livello, il discernimento del gruppo, ossia dell'equipe presieduta a questo ministero, se il ministero esiste, oppure un discernimento profetico fatto da un gruppo di persone, in cui perciò si esaminano quelle qualità di cui abbiamo detto sopra, e soprattutto per individuare se ci sono carismi specifici che suole dare lo Spirito quando chiama una persona a questo ministero. Terzo livello è il discernimento pastorale. Il gruppo di discernimento o il gruppo del ministero deve presentare i 2, 3, 4 candidati che si sono presentati col parere favorevole, a noi sembra che va bene, al gruppo pastorale. L'ultimo discernimento, terzo livello, è fatto dal pastorale in preghiera. Esaminerà uno per uno e poi disporrà che quel fratello, quella sorella va bene per quel ministero. Il gruppo pastorale anche dovrebbe indicare a quale equipe può appartenere una persona, perché se sono molti, allora si fanno le equipe di 3-4 persone che lavorano insieme, sempre quelle, perché bisogna crescere nella preghiera.
Il gruppo costante cresce nella carità, cresce nella fusione, cresce nella preghiera. Sono questi i tre livelli. Quando il pastorale si accorge che una persona non è adatta a questo ministero, prega quella persona di adire a un altro ministero, oppure di restare in quel ministero, però con altre incombenze, per registrare, per esempio, le cassette, per accogliere le persone, per imbastire il canto, ossia ad altri ministeri ausiliari in quel ministero chiave. Fatto questo, questa è la scelta, allora c'è la preparazione, che è quella che noi stiamo facendo adesso, la preparazione culturale per l'esercizio conveniente di questo ministero, secondo i tre rami di cui vi ho parlato. Per cui nessuno deve mettersi a fare questo ministero, all'esercizio di questo ministero, se non ha fatto il corso, almeno se non è così nel corso, in modo che il ministero possa essere esercitato convenientemente. Non si può dire che non si può pregare, si può pregare, però è compito proprio di coloro che dirigono il ministero di intercessione di preparare i fratelli che hanno aderito a questo ministero convenientemente, con una preparazione culturale e spirituale. Riepilogando, noi ci troviamo qui e supponiamo che sia stato fatto il discernimento di primo grado a livello personale, sia stato fatto il discernimento di secondo grado a giudizio di coloro che dirigono il ministero, e sia stato fatto o lo faranno così i responsabili a terzo livello, e cioè il pastorale dovrebbe indicare i nomi di coloro i quali sono adatti a questo ministero. Analogamente a quanto è stato fatto per l'altro ministero, qui ho preparato la scheda. Le schede sono queste, ecco qua. Vedete che questo schema è in campo nazionale, regionale e diocesano, per cui è tutto uno schema su tutta l'Italia, su tutta la regione e sulla nostra diocesi. Nome del gruppo e luogo di incontro, questionario. Come si chiama il gruppo e dove si riunisce il gruppo? Poi si vuole sapere se già esiste questo ministero. Terza domanda, se esiste, da quanti membri circa è formato. Poi dove e quando si riunisce, perché il ministero ha le sue riunioni. Per esempio, di Santa Luisa, nel gruppo di Terra Santa, quali carismi si sono notati nel ministero di guarigione, nel ministero di intercessione. Poi chi è responsabile del ministero e la firma del coordinatore. Il ministero deve avere un responsabile o due corresponsabili, e poi il coordinatore che a nome del pastorale ratifiche. Poi qui nel verso ci sono
queste note, chiede partecipazione alla scuola ministeriale. Il pastorale presenta i seguenti membri del gruppo per la partecipazione agli incontri di formazione al ministero di intercessione per gli infermi. E allora abbiamo qui 25 nominative, non è necessario riempire, bastano 3, 4 persone, 5 persone, già sono sufficienti. Sono le persone abilitate dal pastorale a partecipare alla scuola. Adesso venite a ritirare gruppo per gruppo e poi continuiamo. Venire ad ascoltare, però poi non puoi esercitare, debbono esercitare soltanto quelli che sono presentati dal pastorale. C'è qualcuno? Perché la prossima volta questi schemi, cioè questi fogli, debbono ritornare ben compilati. Questa nel corso di animazione avranno cura di portare la prossima volta le schede compilate. Grazie. Adesso io prego i membri del pastorale, se ce ne sono, o gli altri fratelli, ad aprire gli occhi per individuare nel gruppo le persone nascoste che hanno il dono di intercessione. Cos'è il dono di intercessione? Sono persone umilissime, nascoste, che non vogliono pregare in pubblico, che non si espongono. Però noi notiamo, quando ci sono queste persone, le grazie avvengono. Quando queste persone non ci sono, non avvengono grazie. Questo io l'ho notato anche alla noce. Quando ci sono 2, 3 persone individuate, ma che nessuno sa, avvengono i miracoli, le guarigioni, perché pregano, hanno un potente, così, dono di intercessione. Quando queste persone sono assenti, stentano a venire le guarigioni. E allora, oltre a quei carismi di cui poi parleremo, carismi di conoscenza che sono importantissimi in questo gruppo, cioè in questo ministero, i carismi di profezia, di indicazione biblica, che sono di grande aiuto, è indispensabile che ci sia l'intercessore, che bisogna andare a cercare col lanternino, perché non si presentano mai, sono sempre nascoste. E allora il pastorale o gli altri fratelli dovrebbero col lanternino andare in cerca delle persone che abbia il dono della intercessione. E includerlo nell'equipe anche che non abbia altri carismi. Poi, per la preghiera di guarigione, di liberazione e di consolazione, si richiedono carismi particolari, per cui quando il ministero è diviso in 3 rami, allora bisogna vedere chi ha il carisma di liberazione, anche che non faccia esorcismi, ci sono persone dotate di carisma di liberazione, che sono di 2 tipi. Un carisma di liberazione conoscitivo. La persona ha il discernimento degli spiriti cattivi. Si accorge se c'è lo spirito cattivo in una persona. Oppure ha la capacità, con la sua presenza, di mettere in difficoltà lo spirito cattivo. Per cui o a livello, diciamo, conoscitivo o a livello cinetico si manifesta questo carisma di liberazione. Chi ha il carisma di liberazione
dice Balducci, quando le esercita sotto ispirazione divina, impallibilmente avviene la liberazione. Se non avviene la liberazione, quello non è carisma, è presunzione. Comunque, cercare chi ha questo carisma per includere nell'equipe di liberazione. Sebbene nell'esercizio, questa persona deve lavorare insieme con gli altri, lavorare in quel compito che gli viene assegnato, perché la liberazione ha delle regole particolari. Così anche chi ha il carisma di guarigione, ce ne sono alcune persone che hanno carisma di guarigione. Sono molti carismi di guarigione, tanto che Paolo parla di carismi di guarigioni, cioè carisma tagliamaton, carismi di guarigioni, ossia che sono carismi diversi in diverse persone. E poi c'è il carisma di consolazione, sono persone che hanno il carisma, l'unzione, per cui sanno consolare le persone e veicolare la consolazione dello Spirito. E allora, quando questo ministero viene esercitato nei tre rami di preghiera di liberazione, preghiera di guarigione, preghiera di consolazione, allora includere nell'equipe che prega coloro che hanno carismi specifici di liberazione, di guarigione, di consolazione. Ma quando il ministero è uno solo e non è diviso, e allora non è necessario che ci siano proprio questi carismi specifici. Una cosa voglio dire ancora. Mettiamo che nel gruppo nessuno abbia di questi carismi, ma tutti abbiano la buona volontà di aiutare il prossimo. Hanno una grande carità. Non per questo va omesso il ministero di intercessione. Lo diremo subito quale preghiera conviene fare a questo gruppo che non ha i carismi necessari, ma che ha la buona volontà e sente la vocazione ad aiutare i propri fratelli. Farà la preghiera della fede. Abbiamo due tipi di preghiera: la preghiera nello spirito e la preghiera della fede. E di questo subito parleremo ora. Qual è la preghiera di intercessione? Come si prega? Poi passeremo agli insegnamenti specifici. Queste sono introduzione generale al ministero di intercessione. Come si prega per l'intercessione? È sempre da tener presente, poi questo ve lo do la prossima volta, questa lezione, che come figli noi ci rivolgiamo a Dio, è sempre presente in noi Cristo quando noi preghiamo. Accedere con questa fede, quando noi preghiamo in equipe, è Cristo che prega in mezzo a noi. Però stiamo attenti, non sempre Cristo è presente. Non è presente quando non siamo riuniti nel nome di Cristo. Non è presente quando manca lo spirito dell'amore. Antichissimamente, quando abbiamo iniziato, prima di pregare o per l'effusione, o per la guarigione, o per la liberazione, ci si disponeva in preghiera e si pregava per vedere se la preghiera corresse, scivolasse. Quando si notava che la preghiera non circola, si ferma in un punto,
allora si prega quella persona di tirarsi indietro, confessarsi, oppure andare a pregare, perché egli ostacola la preghiera. Per cui bisogna verificare che ci sia l'amore che circoli, che sia quel gruppo un cuor solo e un'anima sola. E questo bisogna farlo prima di pregare per gli altri. Il gruppo orante deve verificare la presenza operante di Cristo, riconoscersi fratelli in Cristo, riuniti nel suo nome e vincolate dallo Spirito Santo. E allora che il Padre ci ascolta, il Padre da cui procede ogni bene, quando vede il suo Figlio presente e sente la voce e l'odore, il profumo dello Spirito. Altrimenti non siamo nelle condizioni di pregare. Può verificarsi che quel giorno quel gruppo è svogliato, non si sente, oppure c'è stato un dissenso tra di loro, non pregate. Assicurarsi che il gruppo è riunito in Cristo, abbia Cristo presente e abbia lo Spirito Santo che unisce i cuori in una unità. Verificare che il gruppo sia libero. Importante questo. Questo lo vedremo nell'effusione. Perché se nell'effusione, il gruppo orante nell'effusione, non è libero, non può pregare e non deve pregare. Il gruppo libero significa canali vuoti. Canali vuoti. Quante effusioni vanno a male perché il gruppo orante non è libero, è occupato, o non è unito o non è libero. E allora ecco che il gruppo orante deve essere riunito nel nome di Cristo, essere unito nello Spirito ed essere sufficientemente libero per poter veicolare la grazia di liberazione, di guarigione, di consolazione nel fratello, nella sorella. Chiaro questo? Andiamo adesso alle due forme di preghiera. Se il gruppo è carismatico, carico di carisme, la preghiera va fatta nello Spirito. Abbiamo due forme di preghiera: preghiera nello Spirito e preghiera di fede. Preghiera nello Spirito è preghiera dello Spirito Santo dentro di noi. Se è Cristo presente, Cristo prega nello Spirito. Se è lo Spirito presente, e lo Spirito che congemiti nell'arrabbiti, egli che conosce i disegni del Padre e conosce i bisogni dell'uomo, prega per quel fratello che è davanti. E allora la preghiera dello Spirito è una preghiera tutta particolare che suggerisce lo Spirito in quel momento. È una preghiera di lode, una preghiera di ringraziamento, una preghiera di intercessione, è quella preghiera che noi troviamo nelle Scritture. I testi che cito sono questi. Giuda 20. Pregate mediante lo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo ci ammonisce: lo Spirito viene in soccorso della nostra debolezza, perché nemmeno noi sappiamo cosa sia conveniente domandare. E allora mettisi in ascolto dello Spirito,
e attraverso la preghiera intensa, percepire cosa dice lo Spirito a noi e a quella persona. E subito attaccare una preghiera in lingue, quando ci si sente veramente in sintonia tra di noi e maturi per quella preghiera. La preghiera in lingue, in questo momento, è risanante e veicolante la grazia di liberazione, di guarigione, di consolazione. Due sono le condizioni che debbono accompagnare la preghiera dello Spirito. Una che lega intimamente il nostro spirito allo Spirito Santo. C'è un bellissimo testo dell'Apostolo ai Romani. Lo Spirito Santo parla al mio spirito. Cioè il nostro spirito deve essere in sintonia con lo Spirito Santo. E l'altra che ci lega intimamente ai fratelli sofferenti per cui preghiamo. C'è un legame doppio. Legame a Dio, legame al fratello. In modo che la grazia possa essere veicolata attraverso il canale vuoto. Il legamento allo Spirito avviene nelle profondità del cuore e deve metterci in sintonia con l'agente divino, lo Spirito di Gesù. Il legamento al fratello sofferente comporta, come vi ho detto, l'empatia e la presa del peso del fratello su di noi. Portare il peso del fratello come fece Cristo, che si immerse nelle nostre infermità. Cosa fa Cristo quando guarisce? Si immerge nell'infermità nostra. Prende su di sé l'infermità e riemerge insieme col fratello libero, perché lui ha preso su di sé le nostre infermità. Per cui abbiamo questi tre momenti di immersione, di presa dell'infermità su di noi e di emersione. Quello che avviene in Gesù deve avvenire in noi. Egli ha preso le nostre infermità, si è addossate le nostre malattie. Venite a me, o voi tutti affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Portate i pesi gli uni degli altri, sono tutte citazioni che abbiamo in Paolo. La preghiera nello spirito può essere fatta con parole o espressione suggerita dallo Spirito Santo in quel momento, o anche con preghiera silenziosa, la preghiera interiore. Ma la forma più tipica per noi è la preghiera in lingue, per cui tre sono le forme di preghiera mediante lo Spirito: o preghiera suggerita dallo Spirito, per cui abbiamo la risonanza interiore, l'aiuto che ci viene da un ricordo di un testo scritturistico, oppure la preghiera interiore, silenziosa, oppure la preghiera in lingue. Tre modi di pregare nello spirito. La preghiera in lingue è ispirata ed è un dono divino, e come tale va accettato e usato. Ha molti vantaggi, perché fortifica l'orante, lo edifica, costruisce l'uomo interiore. Vi cito tutti i testi, poi ve li leggete. Oikodomo significa costruire, mettere un blocco l'uno sull'altro. La preghiera in lingue costruisce pure invisibilmente la comunità degli oranti. Quando noi preghiamo in lingue, il gruppo orante viene cementato, diventa una potenza. E questa potenza attira la grazia di Dio.
La preghiera in lingue ci fa evitare gli impedimenti che ci possono accompagnare nella preghiera con l'intelligenza e ci fa toccare il cuore di Dio direttamente, senza interferenza umana. E quel bellissimo testo che abbiamo nella prima Corinti 14, chi parla infatti con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma parla a Dio, perché nessuno comprende, mentre egli dice per ispirazione cose misteriose. Quando noi parliamo in preghiera in lingue, diciamo cose misteriose che soltanto Dio comprende. E siccome è per ispirazione, è lo Spirito che ci suggerisce di dire quelle cose misteriose che toccano il cuore di Dio. È lo Spirito Santo che sa le debolezze di Dio e sa toccare il cuore di Dio. Questa è la prima forma di preghiera che dovremmo fare. E allora imparare a pregare così, a pregare nello Spirito in equipe. Poi c'è la preghiera dalla fede, che non è la semplice preghiera che noi facciamo. È una preghiera in cui matura potentemente il dono della fede, che muove le montagne. A nessuno sfugge l'importanza della fede. La preghiera fatta con fede ottiene tutto. Qui abbiamo tutti i testi del Vangelo della preghiera fatta con fede. Qui potete leggere, perché io non posso ancora parlare molto, ognuno di voi se lo leggerà. Ci sono gli ostacoli alla preghiera di fede. Quali sono? Sono gli ostacoli ricorrenti. Sono due soprattutto. Il dubbio e il disaccordo. Quando noi abbiamo questi due ostacoli durante la preghiera non corre. Bando al dubbio, lo dice Gesù, tutti i testi sono tutti citati. Quando sorge il dubbio, dobbiamo noi provvedere. Dubbio non possiamo ammetterlo. Dice Gesù, quando non dubiterete dentro il vostro cuore, allora tutti otterrete, anzi va oltre. Quando voi vi mettete a pregare, potrebbe sembrare un osare, intanto è così. Per esempio in quel bellissimo libro, La potenza della lode, oppure La potenza della preghiera, i nostri antichi facevano in questa maniera. Quando pregavano, ringraziavano il Signore per la grazia ottenuta. Noi preghiamo per la guarigione di un cancro. Bene, Signore, noi ti preghiamo per questa guarigione. E adesso ti ringraziamo perché già l'hai guarito. Quello è ancora là. Non c'è nessun indizio. È vero che noi non vediamo niente, però tu la grazia già l'hai fatta, perché tu l'hai detto che quando due o tre, senza esitare, domandano una cosa, già quella cosa è fatta. Ecco perché noi non ti preghiamo più, ma ti lodiamo perché la grazia è fatta, ti benediciamo perché hai guarito questo ammalato. Non c'è più la malattia, l'ammalato ormai può andarsene a casa perché è bello e guarito. Dovremmo arrivare a tale fede da pregare in questa maniera. Ma chi è di noi che ha tanta fede? Ma dovremmo pregare in questa maniera, mettendo da parte ogni dubbio. Un altro ostacolo alla preghiera è il disaccordo. Quando uno vede una maniera, un altro un'altra maniera, non c'è accordo tra gli oranti, meglio smettere. Non si ottiene nulla. Prima accordatevi, lo dice Gesù nella scrittura.
quando non c'è il perdono. Io ce l'ho con te, per esempio. Oppure c'è antipatia per te. Ogni volta che ti vedo mi muovo lo stomaco. Non è la condizione migliore per pregare. Oppure mi ricordo che tu mi hai detto già paroletta. Ah? Aspetta che... c'è il disaccordo interiore e allora quella preghiera non corre. Lo dice Gesù, tutte queste cose non sono così inventate, ma tutte sono radicate in testi scritturistici. Mettetevi d'accordo tra di voi e poi pregate. Oppure un altro testo dice: perdonatevi gli uni gli altri prima di pregare, perché se non c'è il perdono vicendevole non dovete pregare. E allora il disaccordo, il non perdono, il risentimento sono ostacoli alla preghiera di fede. Due sono gli ostacoli: uno mentale, il dubbio, e l'altro di cuore, il disaccordo tra i fratelli. Quando non ci sono questi due ostacoli, la preghiera fatta con fede è come la preghiera dello Spirito Santo in noi. Va bene? Anche la preghiera fatta, la preghiera di fede, è preghiera nello Spirito. La prima preghiera, ho detto, è preghiera dello Spirito. Sono due cose diverse. Pregare nello Spirito e fare pregare lo Spirito in noi, che è la preghiera dello Spirito in noi. Quando noi preghiamo in lingue, è la preghiera dello Spirito in noi. Quando lo Spirito ci suggerisce qualche cosa, è la preghiera dello Spirito Santo in noi. Nella preghiera di fede c'è anche lo Spirito, è una preghiera fatta nello Spirito, ma è preghiera di fede. Due forme di preghiera egualmente efficaci. E quando non c'è né l'una né l'altra, c'è una terza forma di preghiera, la preghiera di carità. Cos'è la preghiera di carità? Facciamo un atto di carità. Sa, io ho bisogno di questo. Vabbè, io non ho una preghiera dello Spirito, io non ho una preghiera di fede. Ma faccio un atto di carità. In quell'atto di carità c'è sempre il Signore dentro di noi. E allora quelle persone si mettono a pregare, sempre in equipe, per quell'altra persona: Signore, concedi questa grazia. Se va, va, se non va, non va. Comunque si fa la preghiera. La preghiera di carità è sempre una preghiera ascoltata da Dio. Così dice la Scrittura: pregate gli uni per gli altri per essere guarite. Ecco, pregate gli uni per gli altri per essere guarite. È una preghiera di carità che possiamo fare sempre. Però cerchiamo di fare la preghiera di prima classe, quella dello Spirito, la preghiera di seconda classe, quella nello Spirito, preghiera di fede. E quando non possiamo né l'una né l'altra, facciamo una preghiera di carità. Io mi fermo a questo punto.